Oggi è stato, devo dire, un bel momento, il convegno annuale del Comitato Tecnico Scientifico del CSI. Devo dire che quest'anno ha preso una piega molto vicina a quello che è il business del CSI e io a questo tenevo particolarmente. Un po' di concretezza e un po' di anche di vision sicuramente non guasta. Abbiamo riconfermato il ruolo che il consorzio sta avendo nell'utilizzare la leva dell'ICT per cambiare la vita delle persone e dei cittadini, in questo caso rendendo disponibile il patrimonio di storia, di cultura, di documenti che la pubblica amministrazione ha, aiutando appunto a digitalizzarlo, a catalogarlo, a definirlo secondo linea di priorità e poi a renderlo fruibile e accessibile da parte delle persone. Abbiamo toccato anche i temi della rivoluzione digitale che, come sapete, ci sono cari, ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, in un altro workshop, cercando di mettere in evidenza appunto le ricadute che questa rivoluzione digitale ha nella vita dei cittadini che sono i nostri utenti e come il CSI agisce in questo senso. È stato fatto un intervento molto apprezzato da parte del responsabile del nostro centro di competenza che ha messo in evidenza tutte le progettualità e i servizi che il CSI dispiega in questo campo. Il consorzio è stato ringraziato, è stato, devo dire, valorizzata la sua opera nel corso degli anni e si è guardato al futuro anche attraverso l'impegno a trovare dei modelli di business, dei modelli di sostenibilità economica che consentano di far diventare queste iniziative come quella dell'archivio della stampa non dei casi sporadici ma alla fine qualcosa di costante e di veramente diffuso in tutte le nostre iniziative.